C'è un doppio miracolo in queste pagine, anzi è triplo quello che si deve a Gesualdo Bufalino, diceria dell'Untore, Sellerio 1981 e poi pubblicato anche da Bompiani. Il primo è racchiuso nell'autore stesso, è nato a Comiso nel 1920 e morto a Due Passi a Vittoria nel 1996. Per una vita insegnante, lettore onnivoro di pagine altrui e che solo all'età di 61 anni, convinto che l'arte è un fatto privato, soliloquio, preghiera, accetta di pubblicare un primo libro. Che è questo diceria dell'Untore. Il secondo miracolo è il come e il perché si decide a questo passo. Scriveva delle lettere a Leonardo Sciascia, anche lui insegnante di Racalmuto, sempre lì nei pressi, e lo scrittore leggeva e rispondeva, persuadendosi a un certo punto che uno come il suo interlocutore dovesse avere un libro nel cassetto. E nel cassetto era, perché la scrittura della diceria era iniziata nel 1950 e ripresa 20 anni dopo, ma vide la luce per la sua sollecitazione e per quella di Elvira Sellerio, che ne era l'editrice, geniale editrice palermitana, nel 1981. Così lo schivo e timido Bufalino divenne famoso. Questo successo, poi disse, non mi ha dato più di 3 minuti di pienezza e poi mi sono assuefatto. Il terzo miracolo è il libro, scritto con ricercatezza ed eleganza, un reduce dalla guerra che si scopre tubercolotico, finendo in un sanatorio palermitano dominato dalla Gran Magro, nomi l'uomo, primario affascinante e dispotico, qui conosce una ragazza, ballerina malata, ne nasce un sentimento e il Gran Magro però lo ostacola perché la definisce all'ultimo stadio e perché la ragazza era stata amante di un ufficiale tedesco, quindi collaborazionista, doppiamente appestata. Ma fuggono, il protagonista è la ragazza, lei muore ed è solo allora che si scopre il suo vero nome, anzi il suo vero cognome, Levi, era una ebrea. Lui invece guarisce, la sua vita, la sua mancata morte, però la sente come un tradimento di tutti gli altri, della promessa che si erano fatti al sanatorio di morire tutti assieme, dove gli altri effettivamente muoiono, compreso il Gran Magro, che fino all'ultimo irride la fede e lascia scritti blasfemi. Un vero peccato non tenere fra le mani questi tre miracoli racchiusi in Gesualdo Bufalino, diceria dell'Untore, da Davide Giacarone. Buone pagine a tutti.